E io parlo a nome degli amici di Chioggia Città d'Arte, di cui sono il presidente. Questa iniziativa è dovuta a un'idea dei proprietari di queste raccolta di novelle, Maledetto Umano, che è un volume grandioso, difficile anche da stampare, perché è stato fatto nel 1973. L'autore di queste novelle, Alfredo Bordin Tauma, non è neanche potuto vederlo realizzato, perché è morto nel novembre del 72, però ha corretto le bozze, ha seguito tutto questo lavoro. Ed è praticamente il suo testamento spirituale, perché queste novelle, che sono 84 qua, le vediamo riprodotte in un libro del 72, che è quello Novelle Bastarde, e ancora più in altri, ma faceva altro che conservarle tutte e ripubblicarle sempre nel libro successivo. Ecco. E infatti qui 20 novelle scritte male, 20 novelle scritte peggio, 20 novelle bastarde, novelle senza titolo, novelle da più tempi, così. E praticamente sono novelle un po' tragiche, anche senza un po', perché lui si considerava un figlio di Chioggia proletaria, ma nel senso proprio deteriore della parola. È stato un personaggio molto importante per Chioggia, perché pur essendo padovano, anzi era friulano di origine, abitava comunque a Padova come attività, lui ha fatto sì che Chioggia diventasse proprio la sua città di adozione. Si è fatta costruire una casetta rossa in tombola, che c'è ancora, no? E da lì aiutava i poveri pescatori. Lui, tutti i soldi che aveva e che riusciva ad avere, a racimolare con le sue attività di antiquario, lui faceva pacchi e donava settimanalmente ai poveri pescatori. C'è anche una fotografia che dipinge questa fila di pescatori che settimanalmente andava. Ma è importante per noi perché è stato fatto anche cittadino onorario nel 54, riconoscendo che cosa in particolare? Il suo amore per l'arte. Il portale a Prisca che c'è nell'ingresso della pescheria è un dono che ha fatto lui alla città, come un dono alla città è il tutto che vede, il bronzo dei giardini del Sagraetto. Però lui era anche un polemista, infatti si vede molto anche, lui era un compagno di quelli due buoni e aveva fondato anche un giornale militante del dopoguerra, Chioggia Proletaria, con il motto esce quando può, ma quando esce spacca. Quindi era proprio un polemista di questo tipo. E per questa produzione ha voluto le illustrazioni di Walter Pagliolato, intravedendo in lui tutta la sua tematica, ma ambientazione anche dei personaggi, molta consonanza. Infatti io ho detto che c'è un'inedita simbiosi fra questi due personaggi, perché pur essendo un tipo molto allegro, perché quando ci vedeva l'altro programma si raccontava sempre l'ultima barzelletta, oppure sentito questo, sentito l'altro, eppure nonostante questo aveva tutto questo mondo interiore tragico e un po' difficile anche da interpretare, perché anche quando abbiamo fatto Dino e così la celebrazione con la mostra retrospettiva abbiamo presentato i nostri saggi, Isneghi, che era uno di quelli che ha composto quel libro, non ci credeva che fosse una persona così impegnata politicamente, con questa ansia del povero, d'attenzione al povero, eccetera, visto che lui era un ridanciano, era uno che sapeva anche così gustare. Però è abbastanza importante coglierlo sotto questo punto di vista, perché lui ha saputo rompere gli schemi. Parlando di Pagliolato, che vediamo in queste raffigurazioni, dicevamo, parlando fra di noi, molto riuscite rispetto a delle precedenti, perché ad esempio in questo volume che precede di un anno, in cui proprio premessa annuncia che ci sarà questo libro e che sarà illustrato da un amico di Walter Pagliolato, le figure e questi racconti sono illustrati da
Amleto Sartori, che è quello che abbiamo detto ha, ha composto quelle statue che ha donato a Chioggia, però non ha l'efficacia che ha questo volume. Per cui noi vediamo adesso purtroppo di base privato si sta dimenticando abbastanza, si sta dimenticando, sapendo che invece ha avuto un ruolo molto importante. L'unica opera che è rimasta di lui è nel retro ingresso della chiesa di Porco San Giovanni, dove c'è questa crocifissione su un bragozzo molto, molto ambientato nella nostra realtà. Ecco, valeva la pena proprio sviluppare questa idea che avevano avuto, perché sono 50 anni, proprio 50 anni giusti, no, della produzione di questo libro che è quasi impubblicabile adesso per la complessità, perché a dirla da parte di esperti tipografi è veramente prezioso, perché ognuna di queste lastre, no, costava un'ira di Dio, è vero? A centimetro quadrato, quindi è stata proprio una spesa enorme che ha voluto fare proprio per lasciare così alla sua città. Questo. Poi non è mai stata pubblicata, non ha mai avuto una pubblicazione solenne, cerimonia, come avrebbe meritato, per cui adesso, in parte, dopo 50 anni, questo ricordo viene a colmare un vuoto. Grazie a Giorgio e a Gianni da Gesso che sono stati gli ideatori e anche i possessori di questo, perché gli scopritori l'hanno comprato a scatola chiusa, spendendo non poco, insomma, diciamo, per non diciamo quanto, perché altrimenti no. Perché questi due libri qua proprio dimostrano il percorso che aveva lui a livello economico. Questo primo, questo dopo, man mano che aveva più disponibilità economiche, faceva libro. Il primo proprio come meno di così non si può fare, proprio senza fotografie, senza niente così. Man mano che prende i suoi, ha fatto questo, e ha fatto. Sì, però le rappresentazioni erano gratuite. Questo sì, perché altrimenti non avrebbe mai potuto fare neanche né questo né quello. Sì, sì, sono d'accordo. Perché se avessi pagato il disegnatore. Sì. Però per noi che abbiamo conosciuto sia il Bondin che poco, perché eravamo giovanissimi, e soprattutto il Walter, cui è stato il mio insegnante, dove abbiamo collaborato per parecchio tempo. E trovare questa sintonia è stata veramente una cosa unica. Dicevo, più che la povertà, questa è proprio la miseria, perché non si può leggere di fiato tutto questo libro, tutte queste novelle, basta una al giorno per non prendere la depressione. però nello stesso tempo c'è anche miseria, disgrazia proprio. Dicevo, per avere un paragone dei giorni nostri, oppure dell'epoca nostra, della nostra gioventù, forse De André, ecco, De André, quando canta le sue ballate, le sue così, ha qualche quella prostituta, la bocca di rosa. Ecco, questo c'è di peggio. No, vuol dire così, si avvicina un po' a questa situazione, a questa realtà. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.